No, mi piace di più fiore. Vedi? È più Sì, poetico e il quindi fiore. cuore di viola, cioè come È fiore, dolce. sì, è È dolce. dolcissimo, È cioè vero, è profumatissimo. vero, Sì, e è vero. Beh. allora Monica, raccontami un pochettino della tua storia, come nasci, come Fotografo. come fotografo, cioè, Com'è nata? come è nata questa passione e Allora, perché? è nata, non è, io ho quasi 50 anni il prossimo anno. E Baba. sì. Ah. E non è che sono fotografa da una vita, perché è nata una quindicina di anni fa. Ah. Sì, non sono una fotografa da quando ero una bambina. È nata una quindicina di anni fa per puro caso, nel senso che sono sempre stata un'amante della fotografia Sì. passiva, nel senso da Che spettatrice. certo. Quindi io sono cresciuta veramente divorando queste riviste di moda, questi ritratti, queste foto di questi grandi fotografi. Le ritagliavo, mia mamma mi dice che le tenevo tutte in una cartellina e ce le ho ancora a casa, tra l'altro. E me le conservavo e quando avevo voglia le andavo a rivedere. Quindi sono sempre stata un'amante della fotografia da spettatrice. Poi invece 15 anni fa, più o meno... Allora, scusa, faccio una domanda. 15 anni fa, prima che tu cominciassi, cioè eri già appassionata, Sì. e chi era il tuo idolo? Cioè, quale tipo di Newton. Newton? Sono cresciuta con l'immagine della donna ritratta da Newton, quindi Ok. con quei bianchi e neri specifici. Certo, sì. Contrastanti, mi sono innamorata da subito e con quell'immagine di una donna austera, dominatrice, forte, una forte personalità. Quindi ho nella mia mente ho stereotipato quell'immagine di donna ritratta Certo, e poi tanti altri, per carità di Dio, non solo, solo. Però insomma, ok. mi hai chiesto il Sì, più importante, questo è. no, è abbastanza importante perché qualcuno dà questo input così tanto Assolutamente, forte, da voler sì, cominciare esatto, a sì, fotografare. perché lì c'è un scaglione, nel senso un Sì, muro da proprio scavalcare, assolutamente no? sì, E assolutamente. andare oltre a quel muro, no? Esatto, è vero. Cioè ci deve essere Una qualche forza, motivazione, una forza, sì. energia che ha spinto te a... Andare dall'altra Sì, parte e esatto, fotografare. Sì, sì. Cioè c'è questo stata è assolutamente. una cosa che a me interessa sapere, C'è no? stata Cioè... assolutamente perché poi mi ricordo che non so come mai, un giorno di punto in bianco ho detto mi compro una macchina fotografica. Fotografica. Ti E ricordi che avevo cos'era? una Nikon, oddio, non mi ricordo cos'era, una... Questo è classico. Oddio, ma sai che non me lo ricordo? Una semi Nikon professionale, una macchinetta che... Ma sì, F90X. ma sì, ma cioè, è stata una Era macchinetta... Autofox? Autofox? Sì, Sì. sì. E poi dopo ho avuto la fortuna di avere persone che magari mi prestavano, no, una macchina da Certo. provare e quindi sono Sì. cresciuta cioè, tastando praticamente, testando e tastando con Certo. mano Sì, tutte sì, sì, le sì, sì. varie cose. E ho cominciato a fotografare perché ho detto avevo dei soldi da parte e ho detto compriamoci questa macchinetta. E ho cominciato fotografando né i fiori, né le piante, né le farfalle, ma me stessa. Ho cominciato perché A, non mi piaceva mai come mi ritraevano, come venivo in foto. Io mi vedevo di aspetto gradevole, una bella ragazza, una bella donna, però quando mi ritraevano così, magari in foto, magari non professionali, non mi piacevo mai. E quindi ho detto, no, devo provare a fotografarmi io. Sicché mi sono armata di cavalletto, Autoscatto, timer, flessibile, specchio sì. e fai conto che per almeno un anno ho provato a fotografarmi in 3.000 pose, 3.000 autoscatti. Io ho una serie di autoscatti infinita. E man mano che mi fotografavo, ho visto proprio il percorso, no? Dai primi autoscatti. Vedevo che mi piaceva, il risultato che veniva fuori mi piaceva sempre di più e quindi ho continuato a farlo. Fino a quando poi le ultime foto di più o meno di un anno, ecco, mi piacevano tantissimo. Le pubblicavo perché poi c'è stato subito l'avvento anche del, quant'è che c'è? Una quindicina d'anni, 10 anni, forse poco Sì, meno. social, Esatto. internet. E quindi pubblicavo
pubblicavo queste foto, queste mie foto, e vedevo che piacevano, piacevano molto. Contemporaneamente mi sono messa a studiare l'editing, autodidatta. Io non ho mai seguito un corso di fotografia, non ho mai seguito, ho studiato ore e ore e ore infinite su quello che era la storia della fotografia, su quello che è la fotografia oggi, sul photo editing, sul fotoritocco, 3000 prove, 400, andavo di notte, mi ricordo, stavo lì, cestinavo, poi riprendevo, tant'è che mio marito a un certo punto mi ha detto, mamma mia, ci passi le giornate al computer. Poi è successo che pubblicando queste foto le persone, i miei amici, i miei conoscenti vedevano, piacevano, e quindi, come spesso accade, l'amico, l'amica, mi fai due foto, mi fai due foto, ho cominciato a ritrarre donne, principalmente donne, e dall'amica dell'amica, è nata così praticamente la professione, perché dopo un anno e mezzo che fotografavo tutte queste persone che mi chiedevano di farlo, ho capito che era una cosa che mi veniva molto naturale, fotografare donne. Fotografare donne, sì, molto naturale. Tutto sito, cioè tutte le fotografie... Donne. Donne, sì. Gli unici uomini sono i cracco, chef, quindi certo, settore proprio del chef, certo. Però ecco, solo perché sono chef uomo. Ci sono solo uomini. Esatto, solo per quello. O calciatori. O calciatori, esattamente. E quindi vedevo che il risultato piaceva molto, e mi piaceva molto fotografare le donne, perché in ogni donna che fotografavo cercavo di vedere la parte più femminile, più sensuale, e quindi cercavo di immedesimarmi nella persona che avevo davanti fisicamente, con quei connotati, con quei capelli, quel seno, quell'è, e dicevo, se io fossi così, come vorrei essere ritratta per tirare fuori al meglio il mio erotismo, la mia sensualità, e così ho cominciato a fare queste cose. E poi da cosa nasce cosa, nasce cosa, e poi insomma mi sono trasferita a 6 anni fa. Lavori io tanto. Lavoro tanto. E sei soddisfatta? Sì, sono molto soddisfatta. Sì, sì. Sono molto soddisfatta. E così non hai creato il tuo stile? Sì. Cioè, il diverso. Sì, la mia foto si riconosce. Si riconosce. O almeno sento questo, sento dire questo dalle persone, ecco, non è che lo dico da sola. Che poi può essere un pregio, un difetto, nel senso. Però sì, io mi sento spesso dire, le tue foto le riconosco, i tuoi bianchi e neri li riconosco subito. Cioè, tu sei nata con bianco e nero pellicola? No, io digitale. Sì. Sei nata già digitale, sì. 15 sì. anni fa. Ok, tuttora quindi sì. Non hai mai pensato quella, cioè, bellezza di bianco sì. e nero a pellicola? Sì. Non hai mai pensato? Sì, ci penso spesso, solo che non riesco mai a trovare il tempo di ritagliarmi per fare una cosa anche di un progetto personale, che comunque sì, ci penso spesso. Ma hai imparato quindi anche post-produzione, perché sì. oggi che macchina stai utilizzando? Una Nikon, sì. E scatto ultimamente molti ritratti con una Fuji, sì. ottica fissa. Ottica fissa? Sì. Con X100. Io scatto tanti ritratti con X100. Ritratti con 35? Ah sì. Che poi va bene, non è un 35. Non è un 35, però, certo, sì. Ah, interessante. Mi dà molte soddisfazioni. Sì? Sì. Ah no, comunque... Bianco e nero che crea Fuji è veramente straordinaria, è veramente bello, molto bello. Ma molto bello. Mentre Nikon, che modello stai utilizzando? Un D, oddio, ne ho 800, sì, un 800 qualcosa. Sì, 800, 800 qualcosa, sì, sì. 800, sì. Ma sai che io quando mi devo comprare, no, ma io quando mi devo comprare le macchine ho una persona che mi suggerisce, un fotografo, carissimo amico, che ogni volta è... Va bene quest'ottica, va bene questa, prendi quella. Cioè sono molto istintiva, io non sono una sofista del tecnicismo. Certo. Nel senso che... Basta che crei un bel file, fai post-produzione. Sì, ce certo. Però lavoro molto in fase di scatto. Ah, okay. Il mio editing non è così elaborato. Io ho questo bianco e nero che...
hai visto, no? Più o meno è molto contrastato. Deve uscire già in camera. Quindi deve già uscire in camera, assolutamente. Io quando scatto pochissimo e quelle poche... Scatti pochissimo? Sì, scatto pochissimo. Ah. Sì, scatto pochissimo. Quindi, cioè, tu attendi quell'attimo... Sì, io non sono la... No, io scatto pochissimo, tant'è che... Più vado avanti e meno foto porto a casa, però quelle poche foto che porto sono quasi tutte buone, papabili. Sì. Ho imparato a ottimizzare il lavoro. Certo, certo. Hai qualche progetto particolare in questo momento in mente? Oddio, progetti particolari in mente? Ora ho, a parte del workshop che mi tengono impegnata fino a luglio. Ah, tu stai insegnando sì, anche? Sì, sì. Sono un workshop ora, il 4 e il 5 a Roma, sì. Scendo giù venerdì, poi ne ho uno a Milano qua l'11 e il 12, poi uno a luglio col Cambiano Festival, Foto Festival, sì. Corigliano? Sì, no, a Corigliano sono stata lo scorso anno. Dai! Sono stata autrice dell'anno, dell'ultima edizione. Sì, sì. Cioè, primo anno che hanno utilizzato una fotografa che fotografa donne, perché solitamente è un festival dedicato al fotoreportage. Sì, sì. Sì. Gianni, sì. Cito. Sì, esatto, Vivo. Infatti c'era Francesco Cito a presentare. Cito è casa sua. Sì, 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 infatti era lui a presentarmi. E poi Gianni, cioè, sono sì. Tutte le persone. Cioè, così, infatti cioè, è stato amabile. Il primo anno di una fotografia completamente al femminile. Yeah. Abbiamo portato queste due modelle in centro delle stradine di Corigliano. Abbiamo un po' smobilitato. Io le ho denudate a destra e a sinistra, è stato un po' uno scossone, però insomma è stata molto bella, una bellissima esperienza. Certo. Gaetano Gianzi, il sì. Presidente, è stato una persona squisita, tutti quanti, una grandissima accoglienza. Le persone sono veramente straordinarie. Io ho un bellissimo ricordo. Certo. Un bellissimo ricordo. Sì, 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 sì. Ah, ok, e quindi adesso tu sei impegnata per il workshop o fotofestival, sì. Cioè questo o quell'altro. Non fai qualche mostra? A parte l'ultima che ho fatto a Corigliano, vorrei, sarebbe forse nei progetti futuri, una mostra a Parigi. Sì, però non ne voglio parlare, per scaramanzia faccio le corna e non ne voglio parlare. Vorrei, cioè c'è in ballo questa cosa. Ah, ok. C'è in ballo questa cosa. In Italia no, In Italia non per il momento non so ancora, però allora sì. Veniamo a Parigi. Andiamo a Parigi. Andiamo a Parigi. Parigi val sempre, no? Val sempre la pena, no? Merita. Merita sempre, un merita giretto. Sempre. Sì, assolutamente. Fantastico. Bene. Quando è che possiamo fare... La nostra serata. La nostra serata la facciamo martedì 21 maggio. Ah, dai, tra poco. Sì. Tra settimane. Sì. Fantastico. Sì, noi ti ringraziamo. Mi rilassa come modo di fare, vero? Sì. Sì, è vero, mi fa stare bene. Bene, allora ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. Aspettiamo questa grande serata. Grazie a voi. Grazie. Grazie.